Scusatemi per la voce, ma questa mattina mi sono svegliato così. Ieri una mamma mi diceva: "Sono molto preoccupata per mia suocera, perché vedi, lei usciva per fare la spesa, andava alla messa, alla domenica, a volte anche di giorno feriale. I nipoti andavano a mangiare a casa sua ogni settimana e anche noi alla domenica, quando riuscivamo, andavamo. Ma adesso in questi giorni tutti questi piccoli contatti che la tenevano emotivamente viva stanno venendo meno e quindi in certi giorni la sento proprio giù. Sappiamo che gli anziani in questa emergenza purtroppo sono i più colpiti, non soltanto purtroppo a livello sanitario, ma anche a livello umano, a livello relazionale, perché in questi giorni stanno perdendo, rischiano di perdere quei contatti umani che gli davano tanta gioia e tanta forza. Vi prego, in questi giorni non dimenticatevi dei vostri nonni. Sì, lo so benissimo che non ve ne dimenticate e che li chiamate in continuazione, ma non sto parlando soltanto dei vostri nonni, parlo anche degli anziani in generale, specialmente di coloro che non hanno nipoti o non hanno figli perlomeno vicini a loro. Se i vostri nonni hanno WhatsApp, in questi giorni credo che avrete cominciato anche a videochiamarli e avete visto come erano contenti di questa cosa. Ma provate a pensare anche ad altri anziani, a quelli che conoscete e che pensate che siano particolarmente soli in questo momento. Mi è sempre piaciuta questa frase: la parrocchia, la comunità cristiana deve essere famiglia per chi non ha famiglia. E credo che in questi giorni ognuno di noi può essere nonno o figlio di chi non ha figli o non ha nipoti vicini che si occupano di loro, che si preoccupano per loro. Adottate un anziano in questi giorni, o magari due o anche di più, qualcuno che sapete che è solo o ha i propri cari lontani. Chiamatelo, chiedetegli se ha bisogno per la spesa o anche semplicemente fatevi sentire per chiedergli come sta vivendo questi giorni difficili per tutti. Ognuno di noi può essere figlio o nipote di chi non ha figli o non ha nipoti. Gli anziani sono fragili, lo sono sempre e in questi giorni lo sono ancora di più. Ma noi possiamo star loro vicini. Questa mattina è partita la lista d'attesa del progetto 120 giorni per mettere le ali. Se vuoi saperne di più, clicca sul link che trovi nella descrizione. C'è ancora tempo in questa settimana per iscriverti e per capire se questo percorso di 120 giorni può fare per te, tramite il quale, tramite questo percorso, potrai anche dare una mano alle mie comunità parrocchiali. E iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attiva la campanella per le notifiche.